figura affascinante ed è affascinante anche questo modo di affrontarlo, facendosi mille domande, cercando di interpretare, di integrare se è il caso, costruendo delle ipotesi, perché poi ogni volta che si riaffronta e si racconta la storia, si ricrea qualcosa di nuovo. Gli antichi lo sapevano, che tramandavano oralmente delle storie, che poi piano piano magari si trasformavano in mito. Siamo un po' figli dei miti greci. A me personalmente quella che piace di più è la storia, ovviamente, dell'Odissea, la trovo la più grande storia che sia mai stata scritta, tutti i suoi episodi, la sua ricchezza. Mi dica qualcosa del mito, come la Allora, sei trovata. il mito è la mia formazione. Cioè, io sono prima di diciamo, io sono laureato a Milano in storia delle religioni del mondo classico. Dopodiché, non riuscendo a fare né l'insegnante né l'accademico, mi sono messo perché ero troppo asino rispetto a dei compagni di studio che erano molto più. Che erano già laureati quando io ancora arrancavo, erano già laureati con pubblicazioni. Mi sono buttato sulla televisione. Dopodiché, alla fine, sono riuscito a ricombinare le cose. Infatti, tra le varie cronache dal mito è quella a cui sono più affezionato per la mia formazione. Io penso di sì, che noi assolutamente siamo figli ed eredi del mito, nonostante ci sia una frattura con la fine del mondo antico, però no, noi abbiamo un percorso che è abbastanza lineare attraverso i millenni. All'inizio nei miti ci credevano, no, erano i miti erano permeavano la vita degli antichi arcaici perché erano tutto, perché erano religione, erano memoria, erano favola e erano invenzione creativa e artistica ed erano anche atto fondante delle società, Teseo per Atene, no? Eracle per gli Spartani, visto che c'erano il suo ritorno, quindi ci credevano. Dopo diventano piano piano, ovviamente si diluiscono, arriva la filosofia, arriva il pensiero scientifico, Aristotele, e per cui si diluiscono, diventano simboli. Già Giulio Cesare, perdonare, non ci credeva agli dèi. Era epicureo, però ne riconosceva il valore simbolico e sociale. Poi con l'arrivo del anche estetico, come invece Ovidio, come Virgilio, no? Per cui hanno un percorso da credenza reale, tribale, profonda a simbolico estetica. Poi con il cristianesimo diventano demoni da combattere. Il Rinascimento li rivaluta, no? Con i neoplatonici, no? Tornano le figure delle divinità sempre a livello simbolico, l'Illuminismo un po' li scarta come superstizione, poi nell'Ottocento antropologia, psicanalisi, sociologia li riportano al centro dell'attenzione e quindi ci siamo accorti che non hanno mai smesso di parlarci, per cui da Freud a Jung a Lévi-Strauss i miti sono lì e secondo me sono assolutamente fondativi. Poi si insinuano, no? Dove uno meno se l'aspetta, si insinuano nelle canzoni dei Doors, si insinuano in Apocalypse Now di Coppola, si insinuano nei film di Kubrick, cioè i miti hanno delle vie tortuose per cui riemergono sempre. L'arte si richiama, trova spunto e ispirazione. Ho detto prima, altri colleghi, altri amici erano più brillanti studenti e quindi mi sono dedicato alla televisione. In realtà, lei riesce a mettere insieme l'antichità e la televisione, cioè ciò che c'è di antico e ciò che c'è di più moderno nella nostra società, a conciliare queste due cose e a farne una professione, un mestiere assolutamente ambito, assolutamente invidiato, certamente. Com'è che ci riesce a mettere insieme la tecnologia più moderna con i pensieri che comunque vanno a periodi, a epoche e a episodi dell'antichità? Ma
tutto è sempre un lavoro di squadra. Adesso io la televisione è in qualche modo ritornata in auge in questo momento di quarantena, e, però è in realtà un mezzo già obsoleto. Nel senso che non è la televisione classica. La televisione classica, io sono del 1963, ho 56 anni, penso che sono l'ultima generazione, la penultima ad avere la televisione come punto di riferimento, la televisione classica, nel senso che vedo ho una figlia piccola, per cui non fa testo, ma ho nipoti ventenni, per loro la televisione non esiste come la intendevo io. Detto questo, si torna al principio. Il meccanismo di narrazione, quello, non cambia, può essere più veloce, più così consumato più velocemente, può essere on demand come nelle nuove piattaforme, ma le leggi della comunicazione narrativa, secondo me, quelle non cambiano. Può cambiare il mezzo, uno si riprende col telefonino in alta qualità anziché avere bisogno di una troupe di 10 persone, però il racconto non cambia, dall'Odissea ai selfie, se uno vuole comunicare, non, i meccanismi secondo me sono gli stessi. I meccanismi per una comunicazione artistica o artigianale, io no, sono qua si parla di artigianato per quanto mi riguarda, non di arte. Siamo Certo, le tecniche narrative, e beh, è chiaro che sotto ci deve anche essere una preparazione solida e dei pensieri, delle cose da dire. E poi ci sono le tecniche narrative di cui avete avuto oltretutto una dimostrazione. Mi sto rivolgendo ai miei ragazzi anche in questa intervista breve, seppure. Volevo aggiungere adesso? Quindi le tecniche narrative, gli spunti che ci ha dato, la ringrazio moltissimo. Le vorrei chiedere ancora prima di lasciarci, come dire, un consiglio, un suggerimento ai ragazzi per impiegare bene queste settimane di clausura forzata. Tutte Che spero stiano finendo, perché incominciano a speriamo essere, che stiano finendo. o che comunque si ammorbidiscano, così, perché abbiamo bisogno un po' di essere trattati da adulti, non da adulti di cui ci si possa fidare. Per cui che ci sia in sicurezza, secondo me, che ci siano restituiti degli spazi, perché affidandosi alla nostra responsabilità di non mettere in pericolo nessuno. Detto questo, così una mia considerazione di questi giorni. Non lo so, perché adesso è lunga, per cui se all'inizio si poteva dire io resto a casa e impiego il tempo facendo cose che di solito non facevo, leggendo, eccetera. Secondo me adesso questo tipo di narrativa sta diventando un po' stucchevole. Io quello per cui consiglierei di coltivare nei limiti le proprie passioni. Cioè provare a guardare che cosa ognuno veramente si aspetta da se stesso, qual è il proprio daimon, come diceva Socrate, cercare l'individuazione del proprio daimon e coltivarlo, in modo che quando finirà questo maledetto pidocchio, come ci si potrà dedicare con più libertà, avendo capito se il proprio daimon è quello del musicista, del trascinatore di folle, dell'artista, dell'artigiano, cioè così, la propria inclinazione. Queste settimane possono essere un momento di riflessione, di introspezione. Riflessione. E poi, se uno ha voglia, visto che stiamo parlando studenti classici e scientifici, i miti sono divertenti, e anche
e anche così fanno da guida, sono la cosa più per me più spettacolare che forse l'umanità abbia concepito, perché poi da lì derivano a cascata le arti. Grazie, grazie moltissimo. Grazie a voi, veramente. Grazie. Condividere queste cose dà senso al proprio al lavoro, per cui vi ringrazio per avermi chiamato. Grazie ancora, arrivederci. Arrivederci.